Ciao amici! Chi ama i pancakes, le piadine dolci americane perfette per una colazione nutriente? Noi li adoriamo! Sì, anche a me piacciono molto. Oggi vediamo come farli in casa senza bisogno di comprare mix già fatti e senza uova, latte e nemmeno zucchero bianco. Sani e golosi come piace a me. L'idea piace anche a voi? Mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ingredienti: 250 g di farina, 200 ml di latte vegetale, 1-2 cucchiai di zucchero di canna, un cucchiaino di miele, un cucchiaino di lievito in polvere, quanto basta di cannella, curcuma e olio di oliva. Gli amici intolleranti al glutine possono usare una farina per torte gluten free, come la farina di riso o grano saraceno. Preparazione: setacciare la farina, poi aggiungere gli ingredienti secchi a piacere, zucchero e spezie. Regolatevi con lo zucchero di canna in base alla dolcezza che desiderate. Aggiungere poco alla volta il latte vegetale, mescolando bene con una frusta a mano o elettrica, in modo che l'impasto sia omogeneo e senza grumi. Se i pancakes vi piacciono un po' più cicciottelli, lasciate l'impasto un po' più cremoso, riducendo il latte. Se invece li preferite sottili, usate tutto il latte. Adesso è il momento di cuocerli. Esatto! Riscaldare una padella dopo averla unta con un filo di olio, versare circa un mestolo di impasto per ogni pancake. Quando sulla superficie si formano delle bollicine e l'impasto si asciuga, va girato. Comunque, controllare sempre il fondo per avere la doratura desiderata. Cuocere sull'altro lato per 1-2 minuti e disporli in un piatto facendo la classica pila. A questo punto, guarnire a piacere. E la variante proteica? Certo, ho un mio segreto. Ma prima, volete aiutarmi a divulgare la salute naturale? Allora iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. Andate a vedere come funziona in descrizione e fatelo! Allora, per fare i pancakes proteici, io uso l'impasto proteico della Foodspring. È sano e leggero, non contiene glutine e farina e si sostituisce alla farina della ricetta dal 30 al 50%. In descrizione vi lascio il link e il mio codice sconto per risparmiare il 15% su tutti i vostri acquisti. Nei commenti scrivetemi le vostre ricette sane con i pancakes. Li mangiate dolci o salati? E come li guarnite? Condividete il video di oggi e passate a trovarmi sul canale. Ogni giorno vi aspetto con nuovi video. Mangia sano e vivi meglio!